Perché, Seb? Perché fai queste cose? Vai. Ma non è vero, dai, vado. Scivola sui poltergeist. Signori, ben ritrovati. Siamo con The Evil Within. Siamo qui l'amico di Sofia. E proviamo. Allora, lui parlava di una pressure plate, se non sbaglio. Questo mi chiede di. No, no, no. Ma sei vivo o sei. Oh mio Dio, la gamba! Dai, ma per favore, aspetta, ti metto a posto. Già, Sofia, poverina, l'hai lasciata. Ma è una piega, è una bambola di pezza, quel tipo qui. Che schifo, vabbè. Questa è la pressure plate. Quindi, lastra sporca di sangue, su questa strana lastra di pietra è inciso un volto, su ogni faccia, sul lato c'è del sangue. La devo infilare qua. Ok, su un lato c'è del sangue. Se su questo lato c'è del sangue, vuol dire che lui quando l'ha messa, lui l'ha messa dentro così perché ha scelto, aveva il 50-50, l'ha messa dentro così, è morto, quindi si è sporcata di sangue. Io la metterei dentro così. Poi magari mi sbaglio. L'unica cosa logica che mi. Mamma mia. Sì. È una cosa un po' più logica da fare, signori miei carissimi. Due strade? No. C'ho il vizio di focalizzarmi appena entro in una zona, guardo da una parte pensando, no, vado dall'altra, e poi non c'è. Cervelletti, siamo a 9.000. Ne servono molti di più. Oh no, non cominciamo con le onde. Oh, è Leslie. Ma non penso. Ecco, cominciamo. Ricominciamo con le cose fottute di mente. La pistola, va. Questa è un pezzo di mappa. Padre, secondo me ce ne mancano tantissimi frammenti di mappa. Queste qua si muovono. C'è mica gli invisibili, eh? Per il momento non sembra. Però. Sempre attenzione, questo vola via, guarda. Chi c'è là? È la mensa. Va un casino quest'anno. Sì, c'è qualcuno. Mi fa entrare. Doc? È Jimenez. Doc, che sta succedendo? Non c'è tempo. Devo trovare il modo di invertire il processo se voglio fermarlo. Chi? Quel Ruvik? Che diavolo è? Ma c'ha Mi teletrasporto? spiace, lo devo Boh. trovare. Capisco. Non posso aiutarla se non mi spiega, Doc. E lei ha bisogno di me. È comparso adesso il testo, si può leggere, dottore? Lui. Noi. Ah, ecco, Stavamo vedi che c'eri in lavorando mezzo con anche un tu, metodo, come stronzo. spiegarla? L'avevo capito al terzo Un modo per capitolo. collegare più cervelli. Per Ma dai. condividere tutto a livello elettrochimico. Emozioni, memoria, percezione, tutto. E subito. Wow. Una cosa magnifica. Le implicazioni in psicologia, nella farmaceutica, sulla coscienza stessa. Ma dice sul serio? Questo è un incubo, cazzo. Non è ancora perfetto. Specie con un soggetto così instabile. Ottimo. Quindi il suo collega è uno psicopatico. E noi siamo dentro la sua testa. Oddio. Non proprio, no. Noi tutti contribuiamo in qualche modo, ma lui è l'unico che influisce in modo cosciente. Lei lo conosce bene. Che cosa vuole? Vede, è solo una teoria, ma
Io credo che ci voglia morti. Ah beh, dai, tutto qua. Pensavo di più. Boh. Dottore. No, non c'è. Sei tu che sei fuori come un'assa, Seb. Vedi cose. Andiamo. È una parte del nostro diario. Diario di Sebastian, del giugno 2009. Stamattina abbiamo portato Lily al suo primo giorno di asilo nido. È una bambina coraggiosa e starà bene. Gli ultimi 3 anni di Myra sono stati faticosi, che Dio la benedica. Cresce una bambina a un lavoro a tempo pieno. Ora potrà godersi un po' di meritato riposo. E con riposo intendo dire che tornerà al dipartimento persone scomparse. Sembra che le sparizioni siano aumentate. Ci credo, quella gente qua in giro. Se non risolviamo la cosa in fretta non rimarrà più nessuno a investigare. Spariranno proprio tutti, madonna. Ho esagerato ovviamente, ma sta succedendo qualcosa a Crime Zone City che deve essere fermato, e ci penserà Myra. È molto brava nel suo lavoro e non vedo l'ora di tornare a farlo. E ci credo, l'ultima volta che era andata a fare la detective si è beccata una pallottola. Sta meglio lì. Che cazzo è quella roba qua? Porca merda. No, 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 no. Dai, corri, Seb. Corri, corri, corri col bagaglio qua grosso. Che schifo. Ah vabbè, ha buttato giù 18 muri qua, non è che se gli chiudi la porta. Ecco, quello era grosso. Ma qua è la nostra... È entrato nel nostro... Nel nostro save point. Porca vacca, Rufik. Ah signore, abbiamo finito l'8 anche. Ci va, salviamo. Tanto facciamo presto. Finito anche da 8, siamo al 9, quindi se effettivamente sono 12 siamo vicini alla fine, ma non mi ricordo, forse sono 14. E rieccoci. Sempre dei risvegli affannati. Cos'è sta roba? Girasoli. Corvo con fatto da 18 poligoni, tutto spigoli. Merda, no. Cosa fa questo stronzo? Ma va. Detective Castellanos. Detective Castellanos. Tanto lo sapevo che era un sogno. Erano i ricordi di qualcun altro. Ah, ci si stanno mischiando tutte le menti, quindi vediamo. Vediamo cose accadute a... Oh, guarda, signori, questa è la Resident Evil, vedete? Il fondale, in questo caso è 3D, nei primi Resident Evil era proprio 2D, erano disegni in 2D. Comunque, per l'epoca ad alta definizione, nel senso che erano belli. E tu muovevi il personaggio al suo interno, così. Si lamentava nel sonno. Oggi fa un po'... è un po' quasi anche difficile da usare. Però quella lì c'ha sempre quei prua. Lasciatemi stare. Con chi parli? Oh, che culo, l'ho beccata subito. La prego, non disturbi gli altri ospiti. Ma volevo vedere chi c'era. Non l'ho visto. Non sto disturbando, scusa. Pesina. Non ha un bel aspetto. Strano. Sì, mi devo riposare. No, abbiamo appena... Ma perché ha fatto questo? Salvare, però qua mi ha dato... Cazzo è? I miei ricordi sono sempre fumosi.
A volte è facile che i ricordi vengano manipolati dagli altri. A parte che l'effetto è orribile di questa cosa. Però non capisco chi siano questi qua. Vabbè. Guardate, non dico niente. Merda. Che cazzo è? Siamo andati indietro nel tempo. Secondo me sì. Però ci sono ancora i miei armadietti. Dai, dimmi di sì. Che succede? Hai visto un fantasma? Vaffanculo. Stronza. Qua è la mappa, come siamo messi? Ho trovato un altro pezzo, ma ce ne mancano tantissimi. Ma che roba. Da raccogliere non avevo più nulla, eh. Eh sì, come fai in una run a aprirli tutti questi? Dai. Vabbè, 4. Non so, forse preferivi i cervelletti. Ah. Stanco. Ciao, non mi devi dire niente, no? Allora io vado. Qui non c'è un tubo. Ah, non si può neanche passare, tra l'altro. Vediamo cosa potenziare, signori. Ormai con 9000 mi sa che facciamo ben, ben poco. Possiamo aumentare... Ma i colpi non ne troviamo. I dardi? Possiamo aumentare i dardi, ma tanto non è che ne troviamo... Le siringhe. Fiammiferi, magari. Averne 10. Sempre. Quello, il fuoco non me lo fa potenziare, quello più potente, però potenzierei questo allora. 110, cazzo. L'arpione invece va a 130, ragazzi. 160. E da 160 passa a 240. Però costa tanto. Abilità non le guardo neanche, perché tanto costano un botto. E le armi, ah beh, è vero che c'è quello veloce. Cos'è? Tempo di ricarica. Ma no, ma ricarica ce la riusciamo a giostrare abbastanza bene. 2000 la cadenza, ecco. Spari un po' più velocemente. Direi basta, perché non abbiamo più soldi. Boh. Adesso per uscire da sta merda come devo fare? Devo andare qui? No. Sono sti girasoli. No, non voglio salvare, zia. L'ho appena fatto. Ah, ok. Io voglio... Dai, non posso spararli, signori. Qua ogni volta che succede... Lanterna, vabbè, lasciamo perdere. Ogni volta che succede qualcosa si fotte tutto, si fotte. Però non posso sparare a quelli. Girasole in bianco e nero. Signori, vediamoci nel prossimo appuntamento. Il tempo purtroppo anche per questo video è scaduto. E commentate, ci vediamo alla prossima puntata. Ok? Con The Evil Within. Ciao a tutti e grazie.